aver condiviso con un amico quel momento è stato qualcosa di sensazionale. Tra l'altro, dopo tantissimi anni, proprio quest'anno è cambiato il motto olimpico, che prima era più in alto, più forte, più veloce, quest'anno è diventato più in alto, più veloce, più forte, insieme. Accolto allo stadio Colbacchini di Atletica Padova come una star, l'oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi insieme al campione paralimpico di nuoto Francesco Bettella hanno ricevuto dal sindaco Sergio Giordani il sigillo della città. Serve sicuramente il vostro grande applauso per la consegna di questo sigillo che, come ha detto il sindaco, è il riconoscimento più alto della città di Padova. I due atleti, reduci dai successi di Tokyo che li hanno resi famosi, hanno partecipato ad un evento di ICS Veneto Sport nei quartieri, un'iniziativa per avvicinare i bambini e i giovani allo sport. Lo sport insegna tantissimo, ti insegna in primis bisogna affrontarlo con un'etica, sapere che le medaglie non sono la cosa più importante, prima di tutto bisogna divertirsi, farlo per se stessi, si impara a conoscere persone, si impara a capire che siamo tutti uguali, che non esistono persone diverse, non... un mondo che ci mette alla pari e il mondo deve essere alla pari e le medaglie vengono poi se si riesce a superare difficoltà, a fare tanti sacrifici per ottenerle. Non bisogna mai arrendersi nella vita, è un qualcosa che dicono tutti, io posso essere la testimonianza di questo. Io porto sempre la mia esperienza perché a me lo sport ha cambiato la vita e quindi consiglio sempre ai ragazzi e ai bambini di svolgere un'attività sportiva, quale qualsiasi essa sia.